Dunque, adesso per questioni di spazio, purtroppo non mi sono potuta allargare con il progetto perché il tavolo è un po' piccolo. Comunque, per far capire, dopo la prima parte della vetrata, dopo il bozzetto, il primo bozzetto della prima vetrata, siccome le vetrate saranno due e saranno speculari e saranno ravvicinate, quindi una accanto all'altra, io ho progettato la prima vetrata in una maniera, con questo ramage di foglie e fiori. L'altra vetrata è speculare alla prima, però ha un disegno diverso. Dal momento che saranno montate vicine, io cercherò di dare una continuità tra la prima vetrata e la seconda vetrata. Quindi prenderò alcuni punti in cui c'è la fine di un taglio di vetro e cercherò di continuarlo sul secondo pannello, prendendo, diciamo, 2-3 punti, di modo che il disegno mi dà la continuità anche sul secondo pannello. Questo adesso non si vede, non ve lo posso far vedere bene, però lo vedremo poi in un secondo tempo. Adesso che abbiamo finito il disegno del bozzetto della vetrata che dobbiamo realizzare, dobbiamo trasferire questo disegno su la carta pacco, il cartoncino che è da tagliare e basta, perché la carta da lucido ci è servita per fare la bozza. Adesso abbiamo bisogno di trasferire sulla carta pacco e sul cartoncino, quindi cominciamo a sfilare nastro di carta e così sfiliamo . Ho preparato il cartone bene, dobbiamo tirare su il progetto. E sistemare prima il cartone. Sistemarlo bene. Lo fissiamo anche così non si muove. Ok, lo fissiamo. Così non si muove e non ci fa scherzi. Ovviamente per trasferire il disegno dobbiamo mettere un primo strato di carta copiativa che si usava una volta, che adesso non si usa praticamente più, ma a noi ci serve per trasferire il disegno, quindi ancora la vendono fortunatamente, ce ne procuriamo un bel po', quelli grandi. Segniamo la carta copiativa. Ecco, vediamo se siamo arrivati alla fine del disegno. Sì. Ecco. Vediamo che è tutto coperto il disegno, quindi fermiamo lo stesso con un po' di carta adesiva.
E adesso l'altro strato che va messo sotto. La carta pacco. E quindi anche qua arrivati alla fine del disegno, continuiamo. Sì, ecco, quindi abbiamo fatto i due strati. E adesso fissiamo di nuovo bene tutto il progetto, che così non si muove più e ci permette di fare un trasferimento preciso. Quindi abbiamo messo uno strato di carta copiativa, la carta pacco, sotto la carta pacco un altro strato di carta copiativa e sotto il cartoncino, per ottenere quindi due copie del disegno, una sulla carta pacco e una sul cartoncino che andrà ritagliato. Una volta posizionati i due strati di fogli e i due strati di carta copiativa, possiamo cominciare a trasferire il disegno. Per fare questo dobbiamo usare una penna, una matita morbida, una 2B. Una volta fatto il perimetro possiamo cominciare a fare tutto il disegno. Ovviamente dobbiamo vedere bene dove abbiamo già tracciato, perché quando poi togliamo la carta da lucido deve essere trasferito tutto il disegno senza aver tralasciato pezzi, altrimenti dobbiamo rimettere tutta la carta e tutto il resto. Adesso che li abbiamo finiti di numerare, sacchiamo tutto. Non lo stacchiamo ancora del tutto, perché se c'è qualche vuoto lo possiamo riposizionare. Quindi prima controlliamo che non ci siano i vuoti e poi lo leviamo del tutto.
sembrerebbe a posto. Adesso vediamo come è avvenuto sotto. Quindi questo è a posto, lo possiamo togliere. Ecco qua, anche il cartone è tutto tracciato, quindi abbiamo verificato che non ci sono buchi, che abbiamo fatto il tratto su tutte le parti disegnate. Adesso leviamo tutto. Il lucido lo teniamo da una parte. E adesso con il cartone cominciamo a fare il taglio. Il taglio con le forbici da copper foil, che sono queste e che abbiamo già visto in un altro video. Dobbiamo tagliare tutti e 179 pezzi che compongono questa vetrata.